canto del gallo. Pronto? Salve. Pronto? Sì, ti sentiamo, il tuo nome? Mio nome sono Gerson. Ah, ma pensa un po'. Sorpresona al canto del gallo. Gia Gerson, come stai? Benissimo, un piacere grande, enorme di parlare con voi. A me, per me in questi momenti volevo stare lì vicino ai ragazzi. Comunque, se nel Brasile faccio sempre il tipo per Sabari, grazie. Gege, ovviamente abbiamo un po' di domande per te, saremo veloci. Innanzitutto ti chiedo come stai, come stai vivendo, no, questa fase di inizio di campionato dei tuoi, della tua ex squadra. Che senti, per me è sempre un piacere. Sono qui in Brasile, a San Paolo, abito qui. No, grazie a Dio, tutto a posto. Io faccio un lavoro, sono allenatore adesso. Sto con i professionisti qua del sindacato del calciatore qua a San Paolo, no? Faccio allenamento con questi ragazzi e dopo rimetto sul mercato, no, per loro giocare. Sono ragazzi di 19 anni, 20, 23 anni, no? E sono molto contento perché nel calcio ormai sta nel sangue, no? E faccio questo lavoro e sto benissimo. E allora, ovviamente queste notizie riempiono il nostro cuore di gioia, Gege, perché è bellissimo, no? Scoprire come, in ogni caso, la tua vita va avanti all'insegna del calcio. Nicola Lucarelli, per te. Ciao, Gege. Ciao, salve, tutto bene? Senti, tempo fa abbiamo parlato del tuo Bari, di quello che combinavi con i vari Maiellaro, Gio Paolo e tutto il resto. Mi dicesti una cosa che continuo tuttora a pensare. Mi dici come facevate a caricarvi quando entravate in campo? Mi parlavi di uno striscione, ti ricordi questa cosa che mi dicesti? Come si caricava quel Bari? Con pochissimo? Beh, in quel momento lì sono stato fortunato. Penso che io, tanto io come João e Lorenzo, quando sono arrivato lì in Italia, prima di tutto i giocatori era una famiglia, no? Maelare, Terracenere, Giovanni, Losetto, dopo Mannini, cioè ricordare tutti quanti a me fa sempre piacere, però il calcio era un calcio diverso, no? Nostra famiglia era una famiglia veramente unita, i ragazzi in quel momento lì mettevano su tutta, no? Era il sangue prima di tutto che andava in campo, dopo nostra amicizia. Si faceva durante tutta la settimana per dopo si divertisse nel campo e sicuramente questi colori bianco-rosso abbiamo veramente fatto bene. Ovviamente queste parole sono straordinarie perché sentir parlare di una famiglia con dei nomi João Paolo, Maiellaro, Giovanni Loseto che ancora fa parte del team tecnico del Bari, un uomo spogliatoio straordinario, Gege. Scusa Gege, mi ricordo un episodio di cosa ti disse Maiellaro quando ti presentassi nello spogliatoio del Bari con un abbigliamento tipico brasiliano, però lo devi dire in dialetto barese, non so se ti ricordi. Ma c'è questa cosa, no, ma Pietro, guarda, una persona buonissima, guarda. Perché lui quando sono arrivato in Brasile lui parlava sempre della mia scarpa, no? Sì. Io parlavo, mamma Pietro, ma questa mia scarpa lì a Brasile era moda, ma che moda è questa, mamma mia? Una sorta di carnevale anticipato. Gege, ovviamente senti un po', ti dobbiamo lasciare, che cosa vuoi dire ai tanti tifosi che ti ascoltano in questo momento? Sono davvero tantissimi. Guarda, io so devo dire una cosa, a me mi viene una gioia grande di poter vestire questa maglia bianco rossa, dopo con questi miei compagni e voi della stampa, tutti quanti, lì dove abitavo io, lì a Santo Spirito, tutti quanti, è una gioia immensa per me parlare con voi. E forse a Bari, io mi auguro che il Bari possa tornare in Serie A, lo so che
che loro stanno lottando, stanno facendo il massimo per raggiungere questo traguardo. Io mi auguro, sto fatti tipo sempre per Forza Bari e sto qua sempre sapendo delle cose del Bari. Grazie mille GG per questa sorpresona che hai fatto a noi del Canto del Gallo, ma soprattutto al popolo biancorosso. Un abbraccio straordinario che da Bari attraversa l'oceano fino al Brasile. A presto, in bocca al lupo! Grazie, ciao Gege, grazie. Che belle le parole di Gege Gerson in questo pomeriggio non felice, diciamo nefasto, ci riempiono il cuore di gioia. Il Canto del Gallo.